Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Questa settimana siamo on the road, o meglio non siamo in studio, ma vi prepariamo una bellissima puntata perché sarà piena zeppa di gare. È stata una settimana importante, c'è stata la chiusura del Giro d'Italia Donne che ha decretato una grandissima maglia rosa, Anne Meijk van Vleuten, che a 39 anni appunto conquista questo Giro 2022 su una giovanissima e sempre più promettente Marta Cavalli. Terzo posto per Mavi Garcia, la spagnola che è riuscita alla fine a conquistare il gradino più basso del podio, nonostante c'è stato insomma un bellissimo recupero da parte della nostra sempre verde e sempre combattiva Elisa Longo Borghini. Un Giro Donne che ci ha fatto vedere tanti nomi importanti, tante italiane anche nella generale, non solo Marta Cavalli, non solo Elisa Longo Borghini, ma anche Silvia Persico, ma anche Erika Magnaldi. Un Giro Donne che ci ha fatto vedere la grande classe di Elisa Balsamo nella sua maglia di campionessa del mondo, ci ha fatto vedere una Chiara Consonni che ha vinto l'ultima tappa, ma ci ha fatto vedere anche Marianne Vos, Kristen Faulkner, Juliette Labou e non solo. L'appuntamento è spostato a 2 settimane con il Tour de France Femmes. Ne parleremo meglio però la settimana prossima quando saremo in studio. Spazio però alle corse, perché c'è stata anche tanta attività giovanile, tanta attività dedicata agli Elite Under 23, quindi trofeo comune di Castellucchio. Via la clip! Gran Premio Comune di Castellucchio, trofeo Erboristeria. La Felci, bellissima giornata di sole, accoglie i 115 iscritti per 89 partenti, gara riservata alla categoria Elite e Under 23. Sono 175 i chilometri da percorrere in un percorso abbastanza tecnico, misto, con alcune strade bianche, e quindi si riconferma la voglia di rendere epiche anche le gare di solito deputate alla strada. Ci avviciniamo con il brand europeo, dove hanno i ciottolati, hanno il pavé, e noi ci mettiamo le strade bianche. Va bene così, rende tutto più affascinante quello che è la kermesse di Castellucchio, una delle oramai gare, si può dire, regine, una di quelle gare che è diventata con gli anni oramai una classica. Tante le squadre al via, tante e blasonate soprattutto. C'è il Cycling Team Valcavasia, la Garlaschese, la nazionale ucraina, pensate, Trentino Cycling Team, Zalf Desiré Fior, poi abbiamo la Alba Bra Langheroero, anche questa è una nuova squadra, quindi vanno un po' a
a dare il nome anche alla loro gara, quella della Bra Bra, che va proprio sulle langhe, posti anche questi fantastici come quelli che stiamo raccontando in questo momento, la General Store SGB, poi abbiamo la Solme Olmo, Favrolo Florenzo, la Nova Adriano, Provini Matteo, la Hopla Petroli Firenze, la Ciclistica Rostese e la Gallina Ecotec, quindi l'An Service, la Pederzoli, Marini Samuele, e quindi questo è il componimento. Tutti i migliori sono qua, andiamo a vedere un po' quello che è le fasi della gara. Già una bella sventagliata la fanno questi atleti, li vediamo tutti quanti abbastanza in questo tentativo di fuga, chissà che non arrivi, la vedo dura, siamo all'inizio della gara, però tutto può succedere. Li abbiamo un po' per la verità un po' tutte le squadre sono rappresentate qua. Abbiamo con il 116, abbiamo Bonetto Samuele, il quale è lì davanti in fuga, crediamo sia un po' troppo presto. Con il 20 abbiamo proprio Alberti Stefano, poi la media alta 49, infatti sa, e pensate che fa pure caldo, però non guardano, strade strette, molto affascinante questo percorso. Ancora con il 42 Marco Palomba, questi qua sono quelli che sono in questa prima fuga. Mi pare di aver scorso anche Malinovic Maxki in questo tratto di sterrato. Potrebbero guadagnare, come se il gruppo dietro non risponde, potrebbero arrivare, però certo che, come detto, un po' presto per cantare vittoria per questi fuggitivi. La vedo dura per loro, però insomma tutti gli ingredienti ci sono perché possa arrivare, ma andiamo a vedere alla fine. Dietro comunque ci sono anche pezzi a 90 che stanno tirando, c'è proprio Ferri Edoardo, De Robertis, bene anche Mencini, Grigion, che sono lì con la squadra, che stanno facendo delle trenate, non lo vediamo dalle immagini, però stanno veramente avvicinandosi molto a questo gruppetto che si è dato, diciamo così, alla fuga. Strade bianche, un po' di polvere, un po' di disagio ci sarà sicuramente per i poveri polmoni di questi corridori, ma anche agli addetti ai lavori, perché comunque se ne respira parecchia. D'altronde quest'anno hanno detto che c'è una siccità tremenda, quindi qua, per la verità, vedendo dei bordi, deve esserci stato un bel piovasco, perché acqua ce n'è. Ma detto questo, che meteorologicamente può anche interessare a nessuno, continuiamo con questi fuggitivi, vediamo. Sono circa 10-11 corridori che stanno tentando, diciamo così, la fuga di giornata. Vediamo se andranno d'accordo. Tanto vediamo. Con il 32, questo qua è un altro gruppetto, Gregolo Gabriel. Si stanno accodando. Abbiamo De Robertis Enrico, abbiamo detto che questi qua braccavano. E stanno arrivando da vicino, Tanto chiede aiuto anche Mencini Tommaso, un problema per lui. Altro tratto di strade bianche poco prima dell'arrivo, e qua davanti in pratica ci sono le squadre della Gallina Ecotec, l'Opla, la Pregnana, la SD Cycling Team Valcavasia, Gallina, General Store, e tanto abbiamo Ferri Edoardo. Poi abbiamo Chirilo Sarenco e della Gallina Ecotec, Enrico De Roberti, Lovison Gatti, Grigion De Toffoli, e oramai sono le battute finali. Ecco l'arrivo, e non ce n'è per nessuno, per l'atleta della Gallina Ecotec, Zarenko Chirilo, che va a vincere su Edoardo Ferri. Che volata De Robertis Enrico, Jacopo Lovison, poi Andrea Gatti, Vignato Davide della General Store, poi Mencini, Grigion, De Toffoli e Gregualdo chiudono la top 10. Eccoli, bella gara da parte loro. Bella organizzazione, adesso un po' di interviste. Una vittoria straordinaria, dopo 175 km e 100 metri, Chirilo Zarenko della Gallina Ecotec Lucchini ha alzato le braccia al cielo. Una vittoria importante per lui, perché è la prima per il 2022? Sì, diciamo che questa prima vittoria tutta mia carriera in Italia, tutta carriera, perché correvo in Italia solo un anno, e questa mia prima vittoria, io ce l'ho prima piazzamento, però questa vittoria sì è prima, è molto importante per me.
Una domanda, una curiosità, il tratto in sterrato, ti è piaciuto? Sì, e questo pezzo di strada, dove è strato, mi tanto è piaciuto. Io ho provato ne una volta, ho fatto scatola, però non ho provato. Alla fine ho fatto una bella lanciata con curva, ho fatto una bella buco e andavo avanti insieme con il ragazzo con Oplea. Perfetto, benissimo, grazie Kirill, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con Romano Monicelli, sindaco di Castellucchio. Ti vedo sorridente, Romano, vuol dire che la giornata ha rispettato anche le tue attese. Ma io mi sono divertito perché mi sono posizionato alla Punzela, no, dove sono passati i corridori con il nuovo tratto di percorso. È stato bellissimo, è stato un grande divertimento e penso che vada ripetuta questa esperienza perché è molto bella. Ecco. In più ha anche creato una selezione che ha reso la gara molto, molto combattuta e molto interessante, insomma. Ecco, l'anno scorso hai deciso di asfaltare un pezzettino di quel tratto famoso in sterrato. Visto come è andato quest'anno, non ti ci viene più la voglia? No, l'anno scorso abbiamo asfaltato un tratto che non si poteva lasciare così. Il tratto di Galleria del Vento non lo asfaltiamo, e quello che va sulla Punzela non possiamo asfaltarlo perché è privato, e quindi siete sicuri che ci sarà ancora. Grazie. Lido e Fausto, giornata straordinaria, gara internazionale. Fausto, il Kirlo Zarenko dà un lustro ulteriore, ucraino se non sbaglio, ucraino, grande vittoria, una prestazione straordinaria, ma è una giornata incredibile di ciclismo Under 23 Elite. Sì, più di così non poteva andare, è andato bene tutto, organizzazione, poi credo che anche il vincitore abbia dato lustro a questa manifestazione, perché poi gli auguro l'anno prossimo di vederlo Giro d'Italia. Questo è il mio augurio che faccio al ragazzo, che vedo che ha le possibilità di arrivare più in alto di oggi. Lido, anche per te è una giornata stressante, ma alla fine la soddisfazione di aver raggiunto l'obiettivo, aver dato a Castellucchio la visibilità e lo spettacolo che merita. Sì, direi proprio di sì, nonostante i partenti me ne aspettavo molti di più, ma ci sono state diverse problematiche legate al Covid e al caldo. Comunque la gara è stata una bellissima gara e credo che il futuro di questo ragazzo sia veramente estremamente importante e gli faccio tanti auguroni. Per quanto riguarda poi l'aspetto tecnico organizzativo, è andato tutto molto ma molto bene. Grazie. È stata anche la settimana dei campionati europei di BMX, quindi abbiamo una bellissima clip di Christian Bohm che è volato in Belgio per i titoli continentali. Via la clip!
champion from Great Britain, Kai White. Parlando di BMX, allarghiamo però a quello che è successo questa settimana in Coppa del Mondo con Luca Braidot, Coppa del Mondo ovviamente di cross country, con Luca Braidot che conquista 4 anni dopo il gradino più alto del podio all'Enzeraide a casa degli svizzeri di Flückiger, di Nino Schurter, con una volata mozzafiato. Quindi bravo Luca, ti aspettiamo presto in studio anche per raccontarci questa emozione. Luca, che ricordiamo corre con il team Santa Cruz e che va un po' a raccogliere il frutto di tanti tanti anni di lavoro. Passiamo però al prossimo servizio. Siamo stati con Filippo Zana, neo campione italiano dei professionisti, in casa Sella SMP, perché Maurizio Schiavon e tutto il suo staff ha pensato bene che per un campione italiano ci vuole una sella particolare. Quindi spazio alla visita di Filippo Zana in Sella SMP con relativa intervista. Tu hai conosciuto Zana esattamente da quando era esordiente allievo. Questo rapporto oggi ti inorgoglisce, nel senso che io ho investito in quella cosa là e oggi c'è questa cosa qua. Non è solamente orgoglio, è pura felicità. Cioè io sono contento averlo qui oggi con quello che ha fatto, e gasatissimo poi io. Probabilmente ero il più gasato di tutti, addirittura anche di tutta la famiglia Bardiani, Reverberi e tutti quanti. E mi fa felice. È bravo, se lo merita e un pochino ce lo meritiamo tutti. Via. Bardiani è una società molto vicina, cioè nel senso vicina, non sono, sai, World Tour quelli che quasi inavvicinabili. No, assolutamente. Con Bruno e Roberto si va d'accordissimo, c'è un ottimo rapporto, ci si dice ciò che si deve, soprattutto anche con Bruno, che certo. Sappiamo non risparmia mai niente, nulla, nessuno, e quindi si va veramente d'accordo. Quel che c'è da dire si dice e si risponde serenamente. Nicolò, io so che come Sella SMP un occhio di riguardo l'avete avuto e soprattutto per le donne. Ti faccio alcuni esempi. Nelle Gran Fondo 10-15 anni fa partivano 6-7 donne, nelle ultime Gran Fondo ne partono 670, 800, 1000. Il mondo sta cambiando e voi non siete assolutamente impreparati. Avete comunque brevettato una sella appositamente per le donne che è stata pubblicata in una rivista molto importante. Sbaglio o è così? No, è così. Nel 2020 è uscita una pubblicazione scientifica su Sports and Science, è una rivista scientifica molto importante di scienza applicata allo sport, e in pratica diamo concretezza ai benefici e ai risultati che queste selle possono dare alle donne in termini di comfort e di benessere e anche di conseguenza di prestazioni. Vogliamo dire, siete i primi ad aver comunque, diciamo così, attraversato questo oceano che veramente era un oceano quasi inesplorato. Beh, diciamo che da sempre noi facciamo prodotti che che rispondono perfettamente sia alle esigenze dell'uomo che della donna, che molto spesso ha
delle problematiche, delle necessità molto peculiari e specifiche. È chiaro che la pubblicazione di uno studio scientifico ufficiale dà ancora più valenza a tutti i nostri studi e alle caratteristiche brevettate dei nostri prodotti. Ma nel mondo del commercio, diciamo, bisogna guardare quali sono le offerte e soprattutto quali sono poi le dinamiche del mercato. In una recente gran fondo sono partite 1000 donne, a me questa cosa qua mi ha incuriosito tantissimo, ero abituato alle 7, 8, 10 presenze, ma quando vedo un tappone del genere, 1000 donne, comincio a pensare che ci sia un mercato. Beh, sicuramente sono numeri importanti e anche le ricerche di mercato ci mostrano come il ciclismo femminile sia un movimento in costante crescita e che soprattutto porterà ad una crescita molto importante del numero dei ciclisti in generale nei prossimi anni. Quindi diciamo che bisogna avere un'attenzione particolare a questo segmento e bisogna fare in modo di cogliere l'opportunità e diciamo cavalcare l'onda. Quanto è importante avere Filippo Zana da piccolo, averlo portato oggi, lui che si ricorda che quando vinceva il Mastercross o il Trofeo Trignone vedeva se l'SMP. Avete investito molto, oggi è una bella gratificazione. Beh, una bellissima gratificazione ed è una bella gratificazione anche averlo seguito in questo suo percorso di crescita che l'ha portato ad un eccellente traguardo e spero che nella sua carriera brillante riesca ad ottenerne anche di sempre più importanti. Tu ti occupi molto più di quello che erano prima del Covid, le fiere, e quindi bisognava portare il brand. Oggi funziona ancora così oppure le fiere sono un po' calate, anche grazie ai social, grazie o per fortuna, oppure non lo so. Sono calate più che altro per il discorso Covid, 2020-2021 non si è fatto nulla, o quasi. Adesso stiamo riprendendo. La settimana prossima siamo a Francoforte, l'Eurobike. Sembra che ci sia molto, ma molto interesse, almeno speriamo, e poi si vedrà. Il mondo delle bike sta prendendo veramente un piede, ormai pensiamo che sono l'80% delle vendite, sono nelle biciclette elettriche. La Selle in questo caso a Zavorra ci va, ma vuol dire può anche avere dei numeri importanti. Beh, certo. Anche perché l'e-bike è una bici che fa stare molto più in sella la persona rispetto a una bici muscolare e quindi l'appoggio che c'è è molto più importante rispetto a una bici normale. Cioè, vuoi dirmi che comunque là ci sarà uno studio da approfondire in maniera diversa da quella che è la seduta di una bicicletta muscolare? A me questa cosa mi intriga parecchio. Diciamo che lo studio l'abbiamo già fatto. Stiamo continuamente studiando, però un importante studio è già fatto e ci sono già dei prodotti ben specifici per l'e-bike. Io ti ringrazio, per me è una cosa da tenere in appunto, è la notizia delle notizie. Avete avuto qua Filippo, il vostro Filippo, lo avete accompagnato fin dall'infanzia, un tuo pensiero. Filippo è un gran bravo ragazzo. Per lui io vedo un ottimo futuro e si vedrà. Allora, intanto ti do anche da mano, ok? Bene. Ti faccio i complimenti che ti ho già fatti tante volte. Grazie. E adesso ti faccio vedere che cosa ti abbiamo preparato assieme al mio fratello Franco. Ok? Eccoci qua. Questa è la sella che abbiamo pensato per te. È la stessa che già stai usando. È ovviamente la sella che stai usando. Ed eccola qua. Spero che ti Grazie. Piaccia. Certo. Beh, insomma,
Una rosa in un prato, sì, di grandi bei fiori, ma tutti al maschile. Sono contento di parlare con te, che tu ti occupi dell'immagine. La domanda sai qual è? Che io purtroppo ho una certa età e sono televisivo, nel senso la televisione per me è contemplativa, uno l'accende, sa che si guarda un po' come andare a teatro, no? O guardarsi un film. Invece sui social è molto più mordi e fuggi. Non hai anche tu la sensazione che si possono fare sì grandi cose, ma anche grandi danni con i social? Assolutamente, sono d'accordo con quello che tu dici, infatti lo sviluppo comunicativo va pensato, va ragionato, sviluppato e alla base di grandi storie ci sono sempre grandi storytelling e è quello che noi vogliamo anche sviluppare come SLSMP, avere dei grandi storytelling genuini, sostenibili e veri soprattutto, perché quello è l'importante. Ecco, forse è stato lo zoccolo di questa azienda che è un prodotto. Ha dei prodotti fantastici, ma evidentemente ha pagato un po' il gap delle nuove generazioni, che questo è comprensibile, dove tanti hanno veramente sono un po' sentiti anche un po' sbandati. Ecco, questo è qualcosa che devi coprire assolutamente in maniera urgente. Ci stiamo lavorando, abbiamo iniziato a sviluppare delle campagne di prodotto, la prima campagna di prodotto è la nuova nostra gamma Vitigel. E ci lavoreremo ancora di più e anche soprattutto adesso con Filippo sicuramente sarà uno storytelling che vogliamo raccontare importante e soprattutto fondamentale, mettere in risalto questi talenti qui. Io vi auguro, perché avete fatto tanta comunicazione e avete investito anche tanti soldi, che possa continuare con Filippo Zana almeno questo, non dico metterlo su una sella delle vostre perché là ci sono cose un po' più complicate, ma creare il personaggio vicino alle SLSMP credo che sarebbe forse un binomio pazzesco. Assolutamente, nel caso speriamo che si ricordi di noi, però speriamo di poterlo seguire nella sua carriera futura e gli faccia anche un grande in bocca al lupo. Ti hanno visto che qua se l'SMP ti hanno messo a lavoro, due sono le cose: o mi fai che vieni qua a lavorare o mi devi dare quelle selle che le vado a vendere come, sai, edizioni limitate. Che esperienza è stata? Sì, diciamo, per me è un onore essere qui da uno sponsor così, ha fatto una sella speciale e li ringrazio molto. E poi una super esperienza montare la sella che uso praticamente tutti i giorni. È stato bellissimo e dai, è bello ogni tanto entrare anche nel vivo di come nascono le cose che usiamo e niente, sono felicissimo di essere qui. Comunque loro ti hanno, i fratelli Schiavò, ma anche Maurizio ha visto crescere, campione italiano del ciclocross, sei un po' il nostro Van der Poel, il nostro Van Aert, insomma, in qualche maniera, quello è il trend, noi lo stiamo dicendo da più di 20 anni, la multidisciplina sta aiutando, speriamo che tu non ti allontanerai dal ciclocross, però stai avendo una carriera, tanti ipotizzano in te anche colui che potrebbe veramente essere il nuovo Nibali, noi te lo auguriamo, non ti vogliamo certo caricare di responsabilità. Però è anche pur vero che da quella zona sei arrivata, da quei momenti sei arrivato e anche gli sponsor hai memorizzato da quei momenti, quindi se l'SMP, che eravate dei ragazzini, erano un po' gli idoli di quelli che mettevano in sella gli atleti insieme ai grandi vincitori, mi viene in mente Trentin e tanti altri. Sicuramente, mi ricordo ancora quei periodi, quelle gare di ciclocross, ho vinto il Triveneto e anche il Mastercross e mi ricordo che era sponsorizzato SMP e bellissimi momenti, bellissime gare, tanto divertimento e spero di ritornarci, però dai, adesso siamo qui e pensiamo di finire questa bella stagione e speriamo di regalare altri successi alla squadra e agli sponsor e spero che di accontentare tutti, insomma, e di far tutti felici. Vuelta a Spagna? No, beh, no, noi non potremmo andare, però c'erano ancora tutte le classiche qui in Italia, quindi bisogna, c'erano molte gare in cui si può onorare la maglia e spero di riuscirci nel migliore dei modi. La domanda, principe, hai firmato per una top class, per una World Tour, ci vuoi dire con chi? Stiamo ancora un attimo vedendo, non è niente di ufficiale, quindi vedremo un attimo prossimamente e speriamo, sì, vada tutto per il meglio e
dai, adesso ci concentriamo per il proseguo della stagione. Stai già diventando un professionista veramente molto molto capace. No, dai, è giusto così, e adesso ci concentriamo a finire questa bella stagione in Bardiani e poi vedremo come andrà. Auguri. Grazie mille. E continuiamo con i campionati europei che si stanno svolgendo in Portogallo ad Anadia, quindi titoli junior e under 23 su strada al servizio di Christian Bom, via con tutte le medaglie conquistate anche dai nostri azzurri. Preparato, sono sempre contato di per sé.
Motion, integratori per lo sport. Congratulations. La puntata anche oggi è volata, da settimana prossima dovremmo ritornare in studio e dobbiamo però prima di chiudere ricordare gli ottimi risultati che stanno conquistando gli atleti impegnati in Coppa del Mondo su pista Cali, tra l'altro con una new entry, Francesca Selva, una ragazza che conosciamo da quando praticamente ha cominciato a correre, una ragazza che per tantissimi anni ha investito nella propria passione su pista, una ragazza che lavora 30 ore alla settimana in un negozio ma che nonostante questo è riuscita a conquistare questa convocazione in azzurro e a salire sul podio con Letizia Paternoster nella Madison. Quindi
Chiudiamo con questo bellissimo sorriso delle nostre due ragazze e vediamo appuntamento, solita ora alle 21, solito giorno il giovedì, con Scratch, sempre su Bike Channel. Ciao a tutti! Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.